son, where'd you find this? Okay, it's childish, can't be no homegirl traveling like the NASDAQ. Move white girls like it's coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I just... Ho aggiunto anche un po' di stevia, però non l'ho fatto vedere, però l'ho aggiunta la stevia. L'ho fatto totalmente a caso, perché ho preso sta roba qua 2 mesi fa, prima di trasferirmi qua. Ho detto, boom, la userò per un video. Mai usata, mai tirata fuori. Ho comprato anche il matcha apposta. 2 mesi, è stato là nello scaffale. Oggi è il giorno, oggi è il grande giorno in cui utilizzo questo. Ho tutta la polvere sui pantaloni, ma non importa. Ho travasato il sacchettino della polvere di matcha qua dentro. Ovviamente ho fatto un casino, perché... Che vuoi? Cosa pensi? Che non faccio casino facendo queste robe? Direi proprio di aggiungere questo matcha nella mia daily routine, nella mia morning routine. So much recommended. Sono preso l'Eurospar, easy. Non vado all'Eurospar spesso. È già passato più di un mese da quando io sono qua, da quando io mi sono trasferita qua. E ho le prove, anzi posso essere sicura che questa casa non è infestata dai fantasmi e non c'è niente di paranormale. Perché ho detto, mi trasferisco qua. Ho paura che succeda qualcosa di paranormale, magari cade qualcosa durante la notte che non tocco niente. Ci sono delle presenze paranormali, però no, tutto chill, per fortuna. L'unica presenza sono io, top. Ready to go to the gym. Ho messo la clorofilla nella mia acqua, giusto così per... Zaino, scarpe, asciugamano, and my water. All packed, le mie AirPods morenti, vedi, carichi. Mai, secondo me è la cover che funziona. Una volta a settimana mi cade. A posto. Ieri ho lasciato la mia macchina con i fanali accesi per 3 ore nel mio garage. Dovevo andare in palestra, no? Verso le 3 di pomeriggio. No, prima. Verso le 2 di pomeriggio. Vado, giro la chiave, non parte. Ok, destino che non devo andare in palestra. E allora non sono andata in palestra, vabbè. Però ho fatto un po' di exercise a casa. Sono stata brava perché potevo anche non fare niente. Wow. A tablespoon of So today I'm doing an apple cider vinegar rinse to clean my hair. It feels silky. It feels healthy. Okay, after like 10 minutes, we're gonna rinse it out. Okay, wow. Come si può visivamente notare, ho bisogno di una doccia. Non solo al fisico, anche i capelli, una merda. Ma prima... That's what I'm talking about. Sei quella persona che mangia un mirtillo alla volta o si prende la manciata? Io for sure quello che prendo un mirtillo alla volta. Comunque sì, ho visto questa tipa che si lava i capelli con l'aceto di miele e ho detto perché no, perché non provarlo? Comunque è saputo, è riconosciuto che lo shampoo è una scam, anche il balsamo, tutte le cose merdose chimiche. È arrivata quel giorno in cui forse sono entrata a usare lo shampoo. Ok, ho preso questo contenitore, l'ho riempito d'acqua. È un contenitore che ho trovato qua in questo appartamento e c'era già, non so di che cosa serva. È un misurino, credo. Poi ho comprato questo aceto di miele proprio per questo experiment. 2 tablespoon. Io abbonderei, però. E adesso è arrivato il momento di mettere in pratica. Però prima finisco questi. Io stanotte ho fatto il turno notturno, quindi ho dormito fino tardi. Non ho neanche pranzato. In realtà io faccio questo esperimento prima di pranzare. Anche perché la doccia mi serve veramente, quindi preferisco fare la doccia prima. Dopo mangio con calma. Un bel pasto proteico after workout. Setup pronto, sciogliamoci i miei capelli. Devo lavarli ieri. Però ho detto, boh, ma aspetto oggi. Facciamo questo experiment. I miei capelli da sciolti. Stilosi. Non ho lo spruzzino, quello che ha usato la tipa. Lo metto qua. Era un po' con delicatezza, perché metteva... Lei utilizzava poco prodotto e massaggiava i capelli. Seguiamo i suoi step. Sul lavandino lo faccio, perché nella doccia non si riesce a vedere. Per cui faccio questo proprio per il video, se no l'avrei fatto sotto la doccia. Perché ho messo l'acqua fredda?
Potevo anche scaldare un po' l'acqua, non per dire. Ok, andiamo su tutta la cute, perché deve essere stimolata, credo. È una sensazione piacevole questa della Covered. Boh, per fortuna l'acqua mi sembra che basti. Ho gli occhi chiusi, non so se sto gocciolando fuori dal bambino. Ok, massaggiamo. E devo tenere questa roba per 10 minuti. Stimoliamo questa cute. Che io nei miei capelli ho una cute abbastanza visibile. Per esempio, se mi tiro su, si vede sotto la pelle. Perché ho capelli molto... ho pochi capelli e molto fini e delicati. Il che... 10 minuti per scegliermi i capelli quando mi asciugo. Però per acconciatura e questione di estetica preferirei magari una genetica un po' più forte nei miei capelli, un po' più robusta. Sono passati 15 minuti ed è ora di risciacquare. 5 minuti più, 15. E risciacquiamo con acqua possibilmente fredda. Perché in ogni video ci sono sempre io che faccio la doccia, dovrei intitolare ogni video Nicola si fa la doccia. Che poi mi stavo dimenticando che stasera devo andare a lavorare. Ho turno notturno anche stasera, due notti senza dormire. Buon, circa, ho dormito un po' stamattina, però mica tanto. L'acqua con la clorofila non l'ho ancora finita, io vado in palestra, mi guardo la bottiglia e mi dico, oh, questa volta devo finirla. Non finisco mai. Però la prossima volta la finisco. Solita skincare. Che i miei capelli sono molto intrigliati. Perché di solito li pettino con il balsamo. Li pettino sotto la doccia e li lascio amalgamare nel balsamo. E quindi quando esco sono molto più lisci e facili da passarci le dita. Qua fanno un po' fatica. Però comunque non sono molto attorcigliati, per fortuna. My lunch, perché ho fame e sto lasciando asciugare, non mi sembrano male, forse mi sbaglio, però vediamo dopo. Non posso dire che è la stessa cosa di utilizzare lo shampoo, no, questo no, perché lo shampoo sgrassa e li toglie via tutti gli oli. Gli oli sono importanti nei capelli, sono stata abituata fin da piccola a utilizzare lo shampoo che mi toglie tutti gli oli naturali dei capelli. Quindi il mio sebo si moltiplica perché io li tolgo due volte a settimana. Questi oli devono rimanere sui capelli, quindi se abituassi i miei capelli a lavarli poco o non lavarli, cosa che non so se... potrei fare. Potrei smettere di utilizzare lo shampoo, ma non lo so. Detto questo, purifichiamo un po' l'energia in sta casa. Eccolo.